Buongiorno, oggi ragioniamo su un argomento decisamente impegnativo che riguarda le equivalenze tra le unità di misura, ovvero abbiamo una misura espressa con una certa unità di misura, vogliamo vedere cambiando unità di misura come cambia il numero. Questa è un'equivalenza. Cominciamo con le operazioni che si fanno con le potenze di 10 e vediamo le proprietà. 10 elevato a 0 uguale a 1. 10 elevato a 1 uguale 10, 10 alla 4 per 10 alla 2 avendo la stessa base si sommano gli esponenti, quindi 4 più 2 è 6, 10 alla 4 diviso 10 alla 2 si sottraggono gli esponenti per ottenere 2, la potenza di una potenza abbiamo che 3 per 4 fa 12, quindi quando eleviamo una potenza a un'altra potenza otteniamo il prodotto tra gli esponenti. Il meno davanti a un esponente capovolge la base facendo diventare l'esponente positivo. Come funzionano le somme e le sottrazioni solo se la potenza è la stessa? Quindi quando abbiamo 10 alla quarta e 10 alla quarta otteniamo 10 alla quarta e sommiamo semplicemente 2 più 3. Se abbiamo 2 per 10 alla quarta e 3 per 10 alla terza non possiamo sommare. Quindi conviene scrivere questo 2 per 10 alla quarta come 2 per 10 alla terza o 20 per 10 alla terza. E poi sommiamo, quindi 20 più 3 fa 23, avendo adesso 10 alla terza e 10 alla terza. Allo stesso modo ragioniamo per la sottrazione, 10 alla quinta, con 10 alla quinta si possono sottrarre il 7 col 2 per ottenere il 5. Vediamo qua che invece abbiamo un 10 alla sesta e un 10 alla quarta, non possiamo fare nulla, però 10 alla sesta lo possiamo scrivere come 10 alla seconda per 10 alla quarta. Quindi qua diventa 800. 10 alla quarta, 10 alla quarta, 10 alla quarta, 10 alla quarta, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Quindi 800 per 10 alla quarta meno 3 per 10 alla quarta fa 797 per 10 alla quarta, che poi scriveremo in notazione scientifica con la regola della virgola. Per quanto riguarda le moltiplicazioni, dicevamo, la regola è molto semplice, si moltiplicano tra di loro i coefficienti che stanno davanti e si usa la proprietà delle potenze per quanto riguarda le potenze di 10. 3 più 5 andiamo a 8. Vedete, 6 per meno 5 fa meno 30, 10 alla 4 per 10 alla 2, 4 più 2 fa 6. Poi lo scriviamo in notazione scientifica. Le divisioni stessa cosa, 8 diviso 2 fa 4, 10 alla quarta diviso 10 alla seconda, 4 meno 2 fa 2. Questa espressione funziona con lo stesso sistema. Prima risolviamo il numeratore che diventa così, poi risolviamo il denominatore che diventa cos'ha. E quindi possiamo fare la divisione del numeratore per il denominatore. Per fare le equivalenze si utilizzano le notazioni scientifiche. Proviamo. Vediamo un'equivalenza di primo grado. Abbiamo un chilometro e vogliamo ottenere questo risultato in metri. Ovvero questo k noi lo scriveremo quindi non più 1k, ma 1 per 10 alla 3, perché nella tabella dei prefissi il k 10 alla 3, quindi abbiamo 1 per 10 alla 3 che fa 1000 metri. 12 centimetri? Benissimo, 12, questa c piccolo diventa 10 alla meno 2 come scritto nella tabella dei prefissi, 12 per 10 alla meno 2 è 0,12 metri. 470 ettogrammi, perfetto, la H la scriviamo come 10 alla 2. Così come da tabella, 470 per 10 alla 2 fa 47.000 grammi. Adesso vediamo negli esercizi con i puntini come dobbiamo fare, cioè questo numero messo qua dentro come diventerà? Il metodo che utilizziamo è quello delle potenze di 10, che non è il più facile, però è quello che poi ci servirà negli anni prossimi, quindi investiamo qualche minuto in più. Allora, milli. Io lo scrivo così, come abbiamo fatto prima. Quindi 40 per 10 alla meno 3, quanti chilogrammi farà? Perfetto, 40 per 10 alla meno 3 li ho riscritti, eccolo qua.
Invece qua metto k e tolgo k, metto k e tolgo k. Questa k la userò alla fine per mettere chilogrammi, visto che voglio chilogrammi. E questo 10 alla 3 lo gestisco insieme a questo 10 alla meno 3. 3 e meno 3 li uso per fare i calcoli. Quindi abbiamo 40 fratto 10 alla 3, 40 fratto 10 alla 3 e poi c'è un 10 alla meno 3. 40 fratto 10 alla 3 e poi c'è un 10 alla meno 3. Non c'è più questo, non c'è più questo qua, ma è diventato una k. Quindi infilo la k. Allora facciamo i calcoli, 40 per 10 alla meno 3, meno 3 perché questo 3 salendo diventa meno, meno 3 meno 3 fa meno 6 e quindi otteniamo 4 per 10 alla meno 5, la k l'abbiamo fatta comparire noi perché abbiamo trasportato un 10 alla 3 come una k. Vediamo quindi che io moltiplico e divido per il nuovo prefisso. Questo è il trucco. Questo è il nostro trucco. Questo è il vecchio prefisso. Questo sarà il nuovo prefisso. Quindi il vecchio prefisso lo scrivo così, perché milli è 10 alla meno 3. E quindi 12 per 10 alla meno 3 lo scrivo 12 per 10 alla meno 3. Poi metto e tolgo quello che io voglio qua. Quindi non c'era, prima qua non c'era. Adesso io lo metto e lo tolgo e ottengo 12 per 10 alla meno 3. Questo 10 alla meno 6 diventa simbolo e l'altro 10 alla meno 6 rimane nel calcolo. Ok? Quindi 12 per 10 alla meno 3 per 10 alla più 6 perché è salito su, quindi il meno diventa più e il micro è adesso micro che deriva da questo 10 alla meno 6. Questo calcolo, andando avanti, qui abbiamo 12 per 10 alla 3 e quindi alla fine otteniamo 1,2 per 10 alla 4. Provate con calma questa espressione e vedrete che le cose funzionano. Tra Torino e Milano ci sono 120 km. Quanti millimetri? Bene, questa equivalenza ci chiede 120 km. In millimetri. Quindi cosa faccio? 120, scrivo la k come va scritta, così. Questa è k. Poi metto e tolgo la m piccolo di millimetri. Questa m piccolo va a finire nell'unità di misura. Questo 10 alla meno 3 invece lo uso nei calcoli e lo mantengo qua sotto. Quindi abbiamo il 120, il 10 alla 3, il 10 alla meno 3, faccio i calcoli, 120 per 10 alla 6 viene fuori 1,2 per 10 alla 2, 10 alla 6, 1,2 per 10 alla 8 mm. Ripeto, questo milli l'ho fatto saltare fuori mettendolo e togliendolo. Quello di sopra l'ho usato, quello di sotto ho fatto i calcoli. La difficoltà si aumenta quando abbiamo le potenze, centimetri quadri, metri quadri, centimetri cubi, metri cubi. Come procediamo? Procediamo esattamente nello stesso modo, come se non fosse elevato al quadrato. Quindi abbiamo 8 centimetri, perfetto, diventa 8 per 10 alla meno 2 metri, perché la c piccolo l'ho fatta diventare 10 alla meno 2. Poi moltiplico per 2 gli esponenti. Okay? Quindi questo lo moltiplico per 2 perché faccio il quadrato, quindi diventa 8 per 10 alla meno 4. Altro esempio, 108 millimetri quadrati come diventa chilometri quadrati? Non considero il quadrato e faccio un'equivalenza normalissima. 108, questo milli diventa 10 alla meno 3, m rimane m, ripeto, non considero il quadrato. 108 per 10 alla meno 3, poi voglio chilometri, quindi metto e tolgo la k, questa è una k. 108 per 10 alla meno 3, km, questa k diventa simbolo, questa di sotto rimane numero, quindi 10 alla meno 3 diviso 10 alla 3 fa 10 alla meno 6, perché 3 e meno 3 meno 3 fa 6, quindi 108 si ripete, 10 alla meno 6 è dato da questi due.
La k è data da questo e poi c'è la m. 108 per 10 alla meno 12 km quadrati, perché questo meno 6, solo questo, io lo moltiplico per 2, perché ritorno al fatto che. Quindi arrivati a questo punto si prende la potenza di 10 e si moltiplica per 2 l'esponente. Quindi da meno 6 andiamo a meno 12. 108 per 10 alla meno 12 km quadrati. Posso anche scriverlo in notazione scientifica 1,808 per 10 alla meno 10 km quadrati, perché sposto di due posti la virgola e quindi chiaramente risalendo la corrente l'esponente si alza. Da meno 12 andiamo verso destra a meno 10. Il caso emblematico del cubo, perfetto, 41 decimetri cubi. Non considero il cubo, quindi scrivo 41, questa d piccolo diventa 10 alla meno 1, perché la d piccolo nella tabella dei prefissi è 10 alla meno 1 metri. Quindi 41 per 10 alla meno 3. Perché 10 alla meno 3? Perché io voglio moltiplicare per 3 questo 10 alla meno 1. Arrivato qua, ovviamente devo ricordarmi che avevo un cubo. Quindi scritta questa scrittura, l'esponente lo moltiplico per 3. Quindi abbiamo 41 per 10 alla meno 3 metri cubi. Siamo passati quindi dal m normale all'm cubo, dal normale all'esponente moltiplicato per 3. E quindi in notazione scientifica 4,1 per 10 alla meno 2. Un'altra equivalenza tipica è la gestione del litro.